Siamo nell'azienda frutticola sperimentale della Fondazione Navarra e in questo momento ci troviamo nel campo Progetto Nocciolo, che stiamo portando avanti insieme a Terre Emerse. La dimora delle piantine è stata effettuata nel dicembre 2021, sono circa 10 varietà, per un'estensione di 1,2 metri circa, ripetute su 2 o 3 file. Abbiamo 2 sesti di impianto, uno più tradizionale che è un 5x4 e uno più intensivo che è un 4x2. L'impianto di irrigazione è doppio, quindi con 2 specifiche, uno interrato con un alo gocciolante a entrambi i lati della fila, circa 50 cm di distanza dalle piante, e uno invece che è già operativo, invece uno è sotto chioma con un microjet e ci servirà in un futuro per fare magari un'azione di antibrina oppure anche un'irrigazione per raffrescamento durante i periodi più estivi. Siamo il 17 di ottobre e le piante, come si può vedere, sono ancora belle verdi grazie anche a qualche intervento irrigo che ha sopperito alla carenza idrica e alla carenza di precipitazione che c'è stata durante tutta l'annata. In questa fase quindi le piante si presentano ancora con un ottimo colore e una buona vegetazione.